mentre lui accorda, fa i suoni, prima gli raccontavo che lui è l'unica trasgressione a una regola che noi facciamo, che però non è una trasgressione. La caratteristica di Live Me è quella di fare brani propri. Tanti avrebbero voluto venire qui a fare canzoni famose, perché ormai la musica italiana è abituata a fare cover, quindi i ragazzi vanno in TV e sono costretti a cantare le canzoni del passato, nei locali devono cantare le canzoni del passato perché i gestori dei locali, visto che non c'è più la curiosità di ascoltare cose nuove, vogliono gruppi che fanno le cover, cioè canzoni dei Queen, delle Zeppelin, persino degli AC/DC, di Vasco, di altri artisti. Ma lui sta portando avanti una tradizione di famiglia. Lui è Filippo Graziani, è il figlio di Ivan Graziani. Assieme al fratello, fra l'altro, che oggi non c'è, che suona la batteria, hanno un gruppo che appunto si è praticamente riconciliato con... perché i figli si devono sempre un po' riconciliare con i genitori, hanno sempre, quando sono soprattutto ragazzini, hanno sempre qualcosa, soprattutto poi se il genitore è un artista e uno inevitabilmente nel suo DNA c'ha l'arte, però è un'arte diversa, lui dice, non posso essere come mio padre, giusto? Certamente, certo, questa è la cosa principale e fondamentale, è quella proprio, cioè di crearsi delle strade, però abbracciare la propria tradizione, no? Cioè, quindi la tradizione della propria famiglia, quindi l'espressione artistica della propria famiglia, che è questa, nel mio caso. Infatti la prima volta che io vi sentivo voi non facevate canzoni di vostro padre. No, infatti no. Avevamo e abbiamo un progetto di rock in inglese, si chiama Carnera, completamente diverso da delle canzoni di papà, però diciamo che proprio in questo momento ci stiamo riavvicinando proprio a questa cosa per... diciamo anche un po', è una sorta di esorcismo. No, ma guarda che è una cosa che ad esempio ho apprezzato molto, cioè, ne ho parlato anche con lui, Cristiano De André, che finalmente ha accettato anche lui dentro se stesso di rifare le canzoni del padre, Fabrizio De André. Esatto, ecco il discorso praticamente è simile, diciamo non uguale, però simile a quello, cioè nel senso portare avanti una tradizione e accettare anche il peso, se vuoi, di determinate, del proprio cognome, della propria storia musicale e della famiglia, diciamo. Anche perché tuo padre non è che abbia fatto delle canzoncine mica da ridere, eh? Esatto. Musicalmente era avanti, eh? Ivan era strano, particolare, faceva delle canzoni a volte che sul momento uno rimaneva disorientato, però riascoltate oggi sono canzoni importanti per la storia della canzone italiana. Cioè, è rimasto dentro, più giro l'Italia, più incontro comunque persone che sono partite con le canzoni, che comunque un concerto magari gli ha trasmesso la voglia di fare musica, no? Che tra le persone è la cosa più bella, cioè incontrarlo proprio in maniera viva nelle persone è il modo per ricordarlo nella maniera migliore, sicuro. Allora, oggi è Live Me, che porta avanti lo spirito, le emozioni, l'energia e le canzoni. Ivan Graziani, c'è Filippo Graziani. Grazie. Citare i classici a memoria, ma non distingui il ramo da una foglia, il ramo da una foglia pigro. Una mente fertile dici è alla base, ma la tua scienza ha creato l'ignoranza pigro. E poi le parolacce che ti lasci scappare, che servono a condire il tuo discorso d'autore, come bava di luma che stanno lì a dimostrare che è vero, non si può migliorare col tuo schifo di educazione, col tuo schifo di educazione pigro.
la capra per il latte, la donna per le voglie. Ma non ti accorgi della noia che ha tua moglie, della noia che ha tua moglie. Tu castighi i figli in maniera esemplare, poi dici siamo liberi, nessuno deve giudicare, nessuno deve giudicare, pigro. E poi le parolacce che ti lasci scappare, che servono a condire il tuo discorso d'autore, come bomba di luma che stanno lì a dimostrare che è vero, non si può migliorare, col tuo schifo di educazione, col tuo schifo di educazione, pigro. Grazie. Grazie mille.